ritorniamo con un nuovo episodio della rubrica Botta Risposta, la mia rubrica nella quale vado a rispondere ai vostri commenti rilasciati nel corso della settimana. Ne ho scelti 11-12 per questo Botta Risposta, quindi sarà un video abbastanza corposo. Ho scelto alcuni di quelli che ritenevo più interessanti. Vi invito come sempre, ragazzi, a continuare a commentare in massa per darmi materiale succoso per questa rubrica e soprattutto a lasciare un bel pollice in su per supportare il mio lavoro fatto di video quotidiani per voi, e di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, attivando la campanella per non perdervi tutti gli aggiornamenti che rilascio con cadenza giornaliera sul nostro sport preferito. Ragazzi, è davvero gratuito, non vi costa niente, però dà un bel supporto e mostra davvero che siete interessati a questi argomenti, quindi mi dà la motivazione di continuare a fare film e video per voi. Ora sigla e si parte. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Primo commento, Lorenzo Modica. Questa volta sono assolutamente in disaccordo con te. Ok, ipotizziamo che Marvin vada contro Robert a settembre, oppure ad ottobre, e che vinca. E poi? Avrebbe due vittorie contro due ex contender al titolo, quindi sarebbe sensato andare contro il campione. Tra un anno andrebbe contro Adesanya e verrebbe di nuovo pestato come una zampogna. Non perché Marvin sia scarso, ma perché Adesanya è di un altro mondo. Per me l'incontro con Brunson sarebbe un ottimo match da mettere prima di Robert Whittaker. Costringerebbe il nostro Marvin ad allenarsi come uno stronzo e ad affinare la lotta a terra. Il che potrebbe veramente essere la chiave di volta per un eventuale secondo match titolato. Allora Lorenzo, conoscendo Marvin, o comunque conoscendo il modo di pensare di Marvin Vettori, sicuramente si starà già allenando come uno stronzo per combattere contro Adesanya, perché non è nato ieri, ha dedicato tutta la sua vita a questo, il suo obiettivo è diventare campione, dunque scalzare Easy dalla vetta dei medi, e sa che per farlo serve qualcosa di più a terra, serve davvero un miglioramento esponenziale, dato che secondo me lui per primo è consapevole che in piedi sarà sempre molto molto complicata, e a meno che il colpo della domenica esca bene, ci sia una situazione particolare, è difficile che riesca a batterlo di striking. Quindi chiaramente dovrebbe puntare sul gioco a terra, e secondo me già lui ne è consapevole. Non serve necessariamente il match con Brunson per spingerlo a migliorare quel punto. Quindi dal mio punto di vista, come vi avevo già detto, secondo me Marvin Vettori dovrebbe andare a affrontare Robert, quindi posticipare questo incontro di un paio di mesi e poi andare a combattere contro Robert Whittaker. L'opzione Brunson secondo me è più un declassamento della sua posizione, perché a Brunson rimane un solo incontro in UFC, ha detto che non rinnoverà il contratto, viene da una sconfitta, è sotto di Marvin nella classifica, quindi Marvin da un matchup di questo tipo ha solo da perdere, secondo me davvero niente da guadagnare, quindi deve aspettare Robert, ovviamente nel frattempo focalizzarsi sul gioco da terra, che sarà la carta vincente contro Easy Adesanya, e continuare a fare ciò che sta facendo. Prossima domanda, Marco Tullio Cicerone, che mi dice: bisogna salvaguardare la salute e godersi la vita, in riferimento al mio video su Zabit, dove il suo allenatore dice che molto probabilmente si ritirerà. E poi continua: dispiace sicuramente, ma si è trovato altre fonti di guadagno e si può permettere di mandare a fanculo il pelatone, va bene così. Gli auguro tanta felicità e serenità. Marco, sono del tuo stesso parere, nel senso che se non gli va più di combattere e ha trovato altre fonti di guadagno, fa bene a smettere. Dispiace però, perché era una figura davvero apicale nei featherweight e secondo me uno dei pochi che poteva concretamente dare filo da torcere a Alexander Volkanovski. Prossimo commento, Roberto Porcu, che mi dice: penso che Burns parla in questo modo per amplificare la sua prestazione, ovviamente in riferimento alle parole di Gilbert Burns nei confronti di Colby Covington post match con Hamza Chimaev. E Roberto continua: comunque Colby sarà uno scoglio molto molto duro, e dirò di più, penso proprio che vincerà. Roberto, sicuramente sarà uno scoglio molto arduo, è un fighter di elite, ma non serve sicuramente che ve lo dico io, è un fighter da altissimi piani della classifica dei welter, un fighter che ha lottato per la cintura più volte, un fighter forte,
quindi sarebbe dal mio punto di vista l'ultimo scalino necessario al lupo ceceno prima di prendersi la title shot con The Nigerian Nightmare. Mi piacerebbe, anzi sicuramente un matchup di questo tipo sarà su 5 round, quindi vedremo ancora un qualche cosa di nuovo, un altro step superiore per Hamza Chimaev, che fino adesso abbiamo solo visto su 3 round, e ragazzi tra 3 e 5 round cambia tutto, cambia proprio tutto. Prossimo commento, Nervo Official, che mi dice: secondo me c'è troppa libertà nella decisione dei fighter, ma se Hamzat è secondo nel ranking e deve scalare, come giusto che sia per arrivare alla cintura e a colpi davanti, ma perché deve rifiutargli il match? Un campione si vede nella difficoltà, no? Quindi Colby, se dice di essere quello che accetti e zittisca tutto il mondo delle MMA battendolo. E poi tra parentesi, dubito. Nervo, sono d'accordo con te. Allo stesso tempo ti dico che la UFC obbliga i fighter sotto parecchi punti di vista, per esempio sponsorizzazioni, durata dei contratti, borse dei contratti, bonus che sono a discrezione della UFC, quindi i fighter sotto un certo punto di vista sono davvero incatenati alle decisioni della UFC per moltissimi aspetti che riguardano la loro carriera. Uno degli aspetti sui quali la UFC non li pusha, non li può forzare, è la scelta dei match. Ma una cosa ti assicuro, se un fighter continua a rifiutare match su match, a un certo punto viene tagliato. Quindi un paio di rifiuti glieli concedono, però più di quelli no. Poi dipende anche dal nome, nel senso non puoi adesso tagliare Colby Covington perché non vuole combattere contro Hamza Chimaev. Stiamo comunque parlando di un top 3 della division dei welter, stiamo comunque parlando di un top contender per la cintura, quindi non lo puoi tagliare in questa maniera. Però ti dico che anche secondo me su questa cosa qui potrebbero fare un po' più di pressione. Per esempio, secondo me potrebbero fare più pressione sui fighter per fargli accettare gli incontri e meno pressione sulla questione degli sponsor, per esempio, lasciando i fighter liberi di mettere il loro badge, di mettere le loro magliette il giorno dell'incontro per incassare più soldi, invece di forzarli a vestire Venom o Reebok o quello che è. Quindi sono d'accordo con te in parte. Che vengano forzati un po' di più a accettare gli incontri, ma allo stesso tempo che gli venga lasciata più libertà su altri punti di vista, soprattutto quello economico. Fico mi dice: scusa l'off topic, ma neanche tanto. Sappiamo che la UFC è un livello superiore a tutto, ma secondo te c'è un fighter che sta in un'altra organizzazione, ma che se fosse in UFC sarebbe comunque in top al ranking? Ad esempio, fino ad oggi, anzi fino a poco fa, per me c'era Fedor, che non ha mai combattuto in UFC, ma al giorno d'oggi vedi qualcuno che potrebbe essere tranquillamente al top in UFC? Grazie Mr. Gazzettaro, un caro saluto. Allora, un caro saluto a te Feco, e è una domanda difficile, però è una domanda alla quale ti rispondo tornando un attimo indietro di qualche settimana e andando a vedere il main event di Bellator, dove Pitbull si è ripreso nuovamente la cintura contro AJ McKee, ragazzi. Allora, Pitbull, figura apicale di Bellator, AJ McKee undefeated fino a quel momento, considerato davvero il futuro astro nascente sicuramente di Bellator, ma forse anche delle MMA in generale, già parlava di un possibile salto in UFC, già parlava di un incontro per il titolo dei featherweight. Il problema è che ha parlato troppo presto, ragazzi, perché è stato prima battuto da Pitbull e poi ovviamente è stato preso a calci nei denti dalla UFC, che gli ha detto: non riesci a mantenere la cintura di Bellator, cosa vorresti fare in UFC? Anche perché, ragazzi, il divario tecnico tra le diverse promotion è mostruoso, perché se noi prendiamo un AJ McKee che va nei featherweight della UFC, ragazzi, dal mio personale punto di vista a malapena raggiungerebbe la top 5, perché gente come Volkanovski se lo mangerebbe vivo, gente come ma forse anche Korean Zombie, ma forse anche Qatar, ma ragazzi, non il livello della UFC secondo me è molto superiore rispetto alle altre promotion. Se proprio vi devo dire qualche nome che potrebbe comunque fare bene, io vi dico qualcuno in one, giusto per il nome, Demetrius Johnson, visto che stiamo parlando di ritorni, visto che stiamo parlando di Triple C che potrebbe tornare in UFC, giusto per portare qualche cosa un po' più, un qualche cavallo di ritorno, ma se no di che cosa stiamo parlando? La competizione in UFC è troppo elevata e secondo me chiunque fuori dalla UFC, se entrasse in UFC in questo momento, non riuscirebbe a raggiungere davvero la vetta. E per vetta vuol dire prendersi la cintura, ok? Quindi secondo me i campioni della UFC in questo momento, delle rispettive divisioni, sono i campioni più forti al mondo in assoluto. Prossimo commento.
Ale Stop, che mi dice: molti ritengono quasi deludente la prestazione di Khamzat Chimaev, ma forse si dimenticano che è stato il suo 11° match da professionista contro il 3° al mondo in quella categoria. A parer mio, Khamzat è servito moltissimo questo match per capire effettivamente come comportarsi a determinati livelli. Quindi, lavorando al suo team, secondo me, nei prossimi incontri vedremo un Khamzat Chimaev devastante. Non dico dominante come i primi 4 match di UFC, ma un fighter clamorosamente forte sotto tutti i punti di vista. Concordi? Punto interrogativo. Un saluto. Un saluto a te, Ale, e grazie per questo assist che mi hai fatto dal punto di vista Khamzat Chimaev, perché sono totalmente d'accordo con te. Il lupo ha affrontato il primo vero banco di prova della sua carriera dopo 11 incontri, 4 in UFC con 4 KO davvero ottimi. Ha finalmente incontrato un banco di prova testante, e lo avevamo detto dall'inizio, ragazzi. Gilbert Burns, numero 3 al mondo, mi sembra adesso numero 3 al mondo, sì, era numero 2, numero 3 al mondo adesso, o forse numero 4, non ricordo, comunque un top 5, un fighter fortissimo, che ha fatto venire alla luce alcuni limiti in fase difensiva per quanto riguarda lo striking, un po' troppa, non dico paura, ma un po' troppo timore di andare a cercare la finalizzazione contro un esperto grappler, un'esperta cintura nera di BJJ a terra, un cardio che dal 3° round ha incominciato un po' a mancare, però ha fatto vedere anche tantissimi punti forti, ha fatto vedere grandissime qualità da incassatore, ha fatto vedere che non si tira mai indietro, ha fatto vedere che può impostare un match face to face con scambio a due mani in piedi, ha dimostrato che comunque sia nei takedown è molto molto forte, ha dimostrato che è bravo anche a difenderli, ha dimostrato che è un fighter che vale, però ha dimostrato anche che ha un potenziale di crescita enorme, e sappiamo, ragazzi, che la componente psicologica in quel match è un qualche cosa che non può assolutamente non essere presa in considerazione, perché è chiaro che un fighter psicologicamente più libero avrebbe fatto una prestazione migliore. È un essere umano, ragazzi, nonostante sia un lupo ceceno che punta sempre alla gola degli avversari, è un essere umano, quindi può avere dei crolli psicologici, può sentire la tensione. Secondo me in quel match la tensione l'ha sentito, perché se fosse stato psicologicamente più libero lo avremmo visto meglio, lo avremmo visto combattere meglio, e magari sarebbe anche arrivato a una finalizzazione. Però ti ripeto, sono d'accordo con te, era un banco di prova, adesso vediamo al prossimo, spero nel match con Colby, ma questo fighter può solo che migliorare dal mio punto di vista. Siamo a metà, ragazzi, e passiamo a Wolf It's Dirty, che mi dice: bella gazzettone, oggi hanno annunciato un altro evento di UFC a Londra quest'estate, che dici? Organizziamo il plotone gazzettari? Allora, Wolf, ha annunciato qualche giorno fa, perché questo messaggio l'avevi lasciato qualche giorno fa, che ci sarà a luglio, mi sembra il 27 di luglio, se non mi sbaglio 25 di luglio, con i biglietti in vendita 2 mesi prima, i biglietti in vendita dal 25 di giugno, no, dal 25 di maggio, sì, dal 25 di maggio, e in prevendita, e poi dal 27 mi sembra per tutti gli altri, quindi io assolutamente cercherò di acquistare il biglietto, ragazzi, e se alcuni di voi decideranno di acquistare il biglietto, decideranno di venire, fatemelo sapere, perché assolutamente ci beccheremo, ragazzi. Prossimo commento, Cesar Ross, che dice: Gliric ci sorprenderà, ma guai a sottovalutare Teixeira. Allora, Gliric ci sorprenderà, secondo me, ragazzi, diventerà il nuovo campione dei massimi leggeri, ha assolutamente le qualità per strappare la cintura al brasiliano, non che, voglio dire, sottovaluti Glover Teixeira, perché è un grandissimo, ma Gliric Prosca, secondo me, è il futuro di questa divisione e riuscirà a prendersi la cintura. Sicuramente vedremo un gran match, comunque. Eres Boa mi dice: Usman contro il migliore GSP, chi vincerebbe secondo te? Onestamente, GSP, ti dico GSP così proprio, boom, a pelle, però non sarebbe un matchup facile, sarebbe sicuramente un grande, grande incontro. L'unico motivo per il quale ti dico GSP è che, nonostante Usman combatta al momento in una divisione che è molto più competitiva rispetto a quella in cui combatteva GSP, dobbiamo essere onesti, ragazzi, il livello si è alzato tantissimo, però GSP già per i tempi era un fighter super avanti, era un fighter che era fortissimo su tutti gli aspetti del combattimento, era fortissimo a terra, era fortissimo in piedi, aveva influenze da diverse discipline, dal karate, dal judo, grappling di tutti i tipi, striking con la Muay Thai, un fighter davvero completissimo. A pelle ti dico GSP, però sicuramente un match del genere mi piacerebbe vederlo.
Speed CTM 19 mi dice: secondo te Poirier ha le chance di diventare campione? Io, adorando Poirier, ci spero ancora a dirla tutta, spero ci riesca. Onesto con te, lightweight, no, non penso che abbia particolari chance di diventare campione, anche perché ragazzi, il problema di Dustin Poirier è che lui la cintura doveva vincere con Charles Oliveira. Avendola persa con Charles Oliveira, secondo me non ci saranno altre opportunità altrettanto buone. In passato ha avuto il blocco Khabib, ragazzi, perché Khabib si è preso quella divisione per alcuni anni e era impossibile scalzarlo da lì. Una volta che ha deciso per il ritiro, secondo me quello era il momento di Dustin Poirier, cioè o lo vinci lì o davvero la vedo molto molto dura, anche perché adesso Charles Oliveira non è un fighter forte quanto Khabib, opinione personale, ma è un fighter fortissimo, è più giovane di Dustin Poirier, forse anche più completo, ragazzi, magari meno solido, con un mento meno forte, ma sicuramente più completo, e lo ha dimostrato nel loro incontro. E poi c'è tutto il resto, tutti gli altri che avanzano, da Dairush Benail a Islam Makhachev, senza scordarsi di Justin Gaethje, che non è assolutamente il Justin Gaethje del 2018 che Dustin Poirier è riuscito a battere. Quindi una lightweight division che pur senza Khabib è molto competitiva e non penso che riuscirà ad andarsi a prendere la cintura, mi dispiace. Penultimo commento, Bonsai in faccia, che mi dice: il ritiro secondo te dovrebbe avvenire quando un fighter è ancora al top o quando è in fase calante? Allora, il ritiro è decisione personale dei singoli fighter, anche perché poi sul ritiro incidono varie cose. Incide quanti soldi hai, devo essere onesto con voi ragazzi, elemento fondamentale, perché quando uno fa questo sport da professionista, e quindi è il suo lavoro, ragazzi, molto probabilmente nell'arco della sua vita non ha avuto tempo, modo o voglia di acquisire nessun'altra skills, quindi non sa fare nient'altro se non combattere, quindi potrebbe passare, una volta che finisce di combattere, a fare allenatore, potrebbe aprire il suo team, ma ragazzi, sono rari casi quelli che veramente riescono a sfondare in questa maniera. Quindi se come fighter non hai sfondato, puoi rimanere a galla, puoi sopravvivere rimanendo nel settore, facendo l'allenatore, facendo il coach, il team manager, quello che ti pare, magari anche il manager, però ci sono solitamente scarse possibilità di fare soldi. Di fare altri lavori non se ne parla, perché solitamente non sanno fare nient'altro. Quindi è chiaro che se hai pochi soldi e la grana ti serve, continua a combattere finché ti danno incontri, il che è brutto da dire, ma è la verità. E un esempio molto importante è Cannonier che ha detto: io comincio ad avere una certa età, sono pieno di debiti, devo campare una famiglia, io combatto perché mi servono i soldi. Proprio papale. O anche Zabit, che ha fatto sapere che molto probabilmente mezzo il suo allenatore non tornerà a combattere perché non ne ha voglia, perché non ha bisogno di soldi, perché è riuscito a tirare su altre attività imprenditoriali, perché non ha bisogno di combattere per campare. Quindi quando il fattore soldi viene a mancare, nel senso che i soldi non ti servono più, il ritiro è molto più semplice. Se i soldi ti servono, solitamente si continua a combattere fino a che ti danno incontri. Ultimo commento, War, che mi dice: domandone, se Marvin avesse battuto Robert, sarebbe diventato lui il top 15? Lo vedi bene accostato a nomi come Moreno, Jan, Miocic o Aljo? Marvin è ancora molto giovane, lo vedremo con la cintura prima o poi? Un terzo match con Adesanya lo vincerebbe sicuramente? Allora, ti rispondo molto velocemente perché la batteria si sta scaricando. Se avesse battuto Robert, non credo che sarebbe entrato nella top 15 dei pound for pound, perché comunque sia Robert, secondo me, non ti dà il passaggio a quella categoria. È ancora giovane, lo vedremo con la cintura prima o poi? Secondo me sì, di questo ne sono convinto. Un terzo match con Adesanya lo vincerebbe sicuramente? No, non lo vincerebbe sicuramente, ma potrebbe avere chance, e poi dipende anche quando questo incontro si farà e come Marvin arriverà all'incontro. Quindi ragazzi, detto questo, abbiamo finito con questo lungo botta e risposta per questa settimana. Come sempre vi invito a lasciare un bel commentone qui sotto per supportare il canale, a seguire tutti i video come sempre, e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao belli!